buongiorno, sono le 7 del mattino e c'è una bella arietta fresca. Mi sono svegliato presto per venire a fare una passeggiata giù al torrente. Ci sto andando a piedi da casa, così mi faccio un bel riscaldamento per iniziare a palla la giornata. Cosa significa per voi andare in vacanza? Per me significa prendere una pausa da tutto e concentrarmi unicamente sul riposo, quello fisico ma anche e soprattutto quello mentale. Questa volta io e la mia ragazza abbiamo deciso di staccare la spina sul serio. Abbiamo affittato una baita in una località abbastanza isolata e passeremo qui 7 giorni dedicandoci al riposo, alla lettura, ad attività creative, allo sviluppo delle nostre passioni. Faremo delle passeggiate per esplorare la zona. Per quanto mi riguarda, ho già silenziato il telefono perché ho intenzione di mollare i social per tutta questa settimana. L'unica attrezzatura tecnologica che utilizzerò sarà la videocamera e il PC, perché ho intenzione di documentare questa esperienza. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mettetevi comodi e state con noi. Mi sono messo in prima fila ad assistere a chi vincerà la sfida tra lei e la macchina del caffè. Devo intervenire, ti arrendi? Non dice niente, emette solo gemiti finché non prende il caffè. L'ho presa per il culo, ma poi ci sono riuscito manco io a farla funzionare, quindi abbiamo usato la moka. Preferiti, un allevamento di trote medievale. In questo parchetto ci sono degli alberi enormi, guardate sto castagno. Sul cadere, eh? Dai che oggi si ammazza. Oh, attento che quello balla, eh. Oddio, balla pure questa. Difficoltà massima. Quelli di voi che mi seguono più assiduamente sanno che sono un grande appassionato di preistoria, che è un progetto di divulgazione della preistoria che si chiama Secrets of the Ancients, di cui trovate tutti i riferimenti in descrizione, e che tengo corsi di tecniche di sussistenza primitive. Sia perché sono appassionato, ma anche perché mi piace fornire ai miei corsisti un bagaglio di conoscenze ampio e diversificato, studio e mi aggiorno costantemente visitando musei
e siti di interesse preistorico. Quest'estate sono volato in Inghilterra per visitare Stonehenge ed è stato un viaggio emozionante. Il luogo è veramente molto suggestivo. Sono stato anche al British Museum, dove nel pochissimo tempo che avevo a disposizione mi sono concentrato sulla sezione riguardante la preistoria europea. Ho scattato tantissime foto, sia dei reperti che delle didascalie, e una delle cose che mi sono portato da fare in questi giorni di relax è proprio riordinare tutto questo materiale, tradurre i pannelli informativi di tutti i musei che ho visitato e preparare una sorta di dispensa sulla preistoria britannica in modo da poter introdurre queste informazioni nei miei corsi, ovviamente insieme alla parte pratica. Meno scrolling e più learning ci voleva, raga. Qui stasera si sta una pace, non vola una mosca. Buongiorno, buongiorno. Oggi stiamo andando a ritirare il regalo di compleanno della Squinzia. Voi non potete vederla perché non vuole essere inquadrata, ma è molto emozionata. Sei emozionata? Fai sì con la videocamera se sei emozionata. Sì. Lui è sempre in prima linea. Rizzalo con il palmo, non con le dita. Il palmo. Con tutto il palmo. No, lei è bravissima, è proprio fantastica. No, 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 no. Lei è tollerante, vero Maio? Lui è grande. Se certi dentoni tu. Noi. La sacchetta no, eh. Che sei? Che sei? Come mai sei così facciata? Come devo andare a questa? Eh? Ah, beh. Questa qui si chiama ninfa, è proprio un'opportunista incredibile. Ti fa perdere il tempo, lei è bravissima, lei è una delle nonne. È bravissima lei, lei è proprio lei è bravissima. La mia ragazza è appassionata di alpaca, così le ho regalato questa esperienza in allevamento dove ci hanno fatto interagire con gli animali, gli abbiamo dato da mangiare, li abbiamo carezzati e poi ci hanno spiegato tutta una serie di cose molto interessanti sul loro comportamento, sulle loro abitudini e sulla loro lana, anzi sul loro pelo, hanno parlato di pelo che è molto molto pregiato. Adesso siamo rientrati alla base. Brucia. Tieni. Com'è? No.
Stracchino e pomodori. Raga, una droga. Non so ancora la frontale. Allora vedi come mi illumina bene il viso. È ghiacciata, però raga, quando esci fuori che sensazione. Qualche mese fa, per la prima volta nella mia vita, ho realizzato che con buona probabilità i social mi stavano facendo del male. Che i social facciano male, si sa, e se ne parla pure. Hai visto quelli che stanno lì a scrollare tutto il giorno? Hai visto quelli che sono invidiosi dei successi degli altri? Se ne parla sempre come se i problemi dei social riguardassero gli altri e non noi. Io pure facevo così, poi un bel giorno mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: forse quei problemi hanno raggiunto anche te. La mia poi è una situazione particolare perché vivendomi i social sia da fruitore che da creatore di contenuti, penso di essere più a rischio degli altri. Mi sono accorto che c'erano sempre più momenti durante la giornata in cui mi ritrovavo a scrollare Instagram senza uno scopo ben preciso. Mi sono ritrovato parecchie volte a mettermi a confronto con altri creator qui su YouTube, a dire: ma quello lì fa le stesse cose che faccio io, perché ha tutto quel seguito, io invece non ce l'ho. Quando arrivi a quel punto è un attimo a finire in una spirale di pensieri negativi. Forse non mi sono impegnato abbastanza. Forse non ho abbastanza talento. Il mio cervello è un figlio di p***a. Negli ultimi 3 anni ho dato anima e corpo per questo canale, raga, voi non potete capire la fatica e i sacrifici che mi ha costato questo canale. Ed è incredibile come un qualcosa che ami possa trascinarti a fondo se solo perdi un attimo la presa sul salvagente. Morale della storia, ho voluto staccare completamente la spina in questi giorni, togliere i social dalla mia vita, in modo da interrompere questa catena di azioni e di pensieri non molto sani e tornare dopo questa settimana ad utilizzarli con il giusto approccio. Voglio riabituare il cervello a cercare passatempi costruttivi nei momenti di noia. Voglio tornare a considerare YouTube un piacere e non un lavoro fatto di statistiche e di scadenze, perché fare video è la mia passione e dopo 12 anni di onorato servizio proprio non riesco a immaginare la mia vita senza YouTube. Bene, mi sono sfogato, adesso possiamo andarcene a fare colazione. Siamo venuti a fare una passeggiata nel bosco. Questa zona è ricca di sorgenti ed è bello vedere che, nonostante siamo alla fine di un'estate molto calda, molto secca, qui c'è ancora acqua nei torrenti. Siamo arrivati a un piccolo eremo risalente più o meno all'anno 1000 e fatto di questa vista, la zona
credo che sia trachite. Adesso vi faccio vedere. Questo è il romanico a bestia. Vi faccio vedere i capitelli. Arrivo fino a lassù. Vediamo un po'. Bello. Semplice ma efficace. Aspettate, ve lo schiarisco un po'. Ecco, così si vede bene. I monaci ne sapevano qualcosa di vita semplice. L'anno scorso di questi tempi abbiamo fatto una raccolta di porcini clamorosa. Quest'anno invece niente, purtroppo è tutto secco. Non c'entra niente con l'eremo, così volevo dirvelo, volevo dirvi questa cosa. Abbiamo fatto tardi stasera, mi sa che toccherà tirar fuori le luci. Stanotte le temperature sono calate sensibilmente e adesso ha fatto un bel temporale. Direi che l'estate è definitivamente conclusa. Noi per risposta adesso accendiamo il camino. Buongiorno, mi sto dirigendo verso quello che è stato il mio angoletto di paradiso negli ultimi giorni. Un po' triste a dir la verità per il fatto di doverlo lasciare. Siamo arrivati alla fine di questa avventura e anche di questo video, ragazzi. Ovviamente non ho ripreso tutti i 7 giorni. Spero che questa raccolta dei momenti più belli vi sia piaciuta e vi ringrazio per essere stati con me ancora una volta. Ascoltatemi bene, perché quello che sto per dirvi è molto importante. Se i miei video vi piacciono, iscrivetevi al canale e lasciatemi qui sotto un commento per farmelo sapere. A voi non costa nulla, ma per me fa una grossissima differenza. Se volete aiutarmi ad acquistare la fotocamera dei miei sogni, in modo che possa portarvi riprese di qualità mostruosa, potete donare 1 euro utilizzando il primo link che trovate in descrizione. State bene, godetevi la vita, io vi mando un abbraccio e ci vediamo ad un prossimo video.